Parte 2 di analisi della live Night City Wire e possiamo iniziare a parlare un po' più nel dettaglio della vera ciccia, cioè quest, personaggi e ruoli. Ma prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E niente, ma non avevo voglia di fare tutta l'intro, quindi incominciamo. Ma prima di tutto, intro! Iniziamo quindi con la parte della ciccia che mi piace, le quest. Durante la live hanno intervistato colui che le quest le pensa e le fa, e durante l'intervista ha mostrato senza troppa enfasi il libro dove erano state scritte queste quest. Avrebbe però dovuto mettercela l'enfasi, quel cavolo di libro era stracolmo. Giuro che così tante quest non le ho mai viste se non in World of Warcraft. Se ce ne sono così tante, auguri a noi che giocheremo. Ma scendiamo un attimo nel dettaglio. Ci saranno due tipi di quest, le principali e le secondarie, ma non è così facile. Le quest principali si snodano in base alla scelta della classe iniziale, alle scelte che faremo e alle azioni che svolgeremo. Quindi avremo una diramazione pressoché infinita per ogni quest che andremo ad affrontare. E in base alla nostra scelta, non solo avremo un cambiamento nel mondo di gioco per colpa delle nostre azioni, ma perfino il loot finale della quest cambierà, arrivando a far mancare perfino ciò che dovremmo prendere come premio se, per esempio, si riesce ad evitare la boss fight parlando. Le quest secondarie invece saranno di due tipi: le missioni, diciamo, più importanti, considerabili quasi pari alla quest principale, molto più semplificate, ma comunque con una certa struttura complessa, e le quest invece secondarie semplici, affrontabili velocemente e magari anche facilmente, in base al nostro livello. Tutto ciò ovviamente sfocerà, come ho accennato prima, nel loot. Loot che, come per la maggior parte dei giochi, avrà diversi drop, dai comuni ai leggendari. Quindi anche questa parte di gratificazione per il player è sicuramente assicurata. Possiamo notare inoltre, visto durante il gameplay, mostratoci dei minigiochi per farmi capire meglio il momento in cui vi trova gente che si prende a pugni su un tetto, oltre ad essere una quest secondaria, è un minigioco di box in cui noi stessi potremo scommettere e guadagnare in base al risultato finale. Un altro minigioco è quello dedicato all'hacking, che però non ci è stato mostrato, ma è stato confermato dai ragazzi che hanno potuto giocare la build di 4 ore che gli è stata proposta. Questi e sicuramente altri minigiochi durante l'esplorazione di NSCT ci saranno, quali non è ancora dato a saperci, ma sicuramente li troveremo. Ora, detto ciò, passiamo un po' di speculazioni. Infatti volevo chiedere anche il vostro parere su questa mia domanda o idea. Non ho ancora ben capito come sarà il sistema di progressione delle quest, cioè se bisognerà giocare l'intera quest principale per poi passare all'esplorazione libera con le quest secondarie, o le due cose andranno a braccetto, come per esempio Red Dead Redemption 2, dove le quest secondarie principali potevano essere giocate quando ci pareva. Voi che idea avete? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e nel frattempo passiamo all'argomento successivo, cioè la personalizzazione del personaggio. Il personaggio ovviamente è quello che ci farà godere appieno nel nostro stile il gioco, ma come sarà la progressione, l'evoluzione e la customizzazione di questo personaggio? Bene, lo sappiamo e quindi possiamo snocciolare il tutto. Iniziamo. Il personaggio sarà customizzabile al 100%, dal viso al taglio di capelli, se ha tatuaggi, impianti di cybertecnologia, se sarà uomo-donna, donna-uomo, mezzo-uomo-mezza-donna. Potete scegliere qualsiasi cosa. Infatti in Cyberpunk non esiste una vera e propria distinzione del genere. In Cyberpunk ciò che conta è come ci si mostra, non di che genere si è. L'unica cosa che non è customizzabile è il nome. Infatti vi saremo e vi resteremo. Parlando di progressione del personaggio, avremo 5 stat principali e ogni volta che aumenteremo una stat avremo la possibilità di accedere a delle abilità passive o attive a nostra scelta. Questa personalizzazione ci sarà anche per tutta la tecnologia che vorremmo innestarci, dove non solo si potrà accedere tramite questi innesti ad abilità passive o attive, ma in base alla tecnologia installata, l'HUD cambierà mostrandoci le informazioni che ci serviranno direttamente sullo schermo. Altra personalizzazione sarà data dalle armi e dall'equipaggiamento che indosseremo. Infatti le armi si potranno personalizzare non solo con le mod, ma anche tramite personalizzazione funzionale dell'arma stessa. Stessa cosa per quanto riguarda i vestiti che indosseremo, che ovviamente non solo fanno da personalizzazione estetica del nostro personaggio, ma fungeranno anche da armature. Quindi avremo anche in questo caso una personalizzazione del 100% della nostra attrezzatura, che sicuramente si potrà inoltre interfacciare con i nostri impianti di cybertecnologia.
tecnologia. Ultima, ma solo perché ho deciso di metterla in fondo, sarà la scelta iniziale del ruolo, a dettare la quest principale. Infatti a confronto del prodotto cartaceo, quindi del gioco di ruolo Cyberpunk 2077, avrà tre ruoli principali. Il corpo attivo, il nomade e il kid. Ho chiamato kid perché in realtà si chiama in maniera diversa, ma c'è kids in mezzo, quindi si fa prima a dirlo. Ovviamente queste tre suddivisioni sono solo per la partenza, per dettare la nascita del nostro personaggio e la quest principale in pratica. Ma le classi reali, quindi netrunner, solo, poliziotto, techie, medico, eccetera, eccetera, in pratica tutte le classi che noi troviamo nel gioco cartaceo, in Cyberpunk 2077 saranno fluide, cioè saremo noi stessi tramite l'innalzamento delle nostre skill a decidere come e cosa diventare durante lo svolgersi dell'azione. Bene, credo di aver finito anche con questo video, lunghetto, ma sono riuscito a condensare la maggior parte delle informazioni scaturite nella live appena svolta. Aspettiamo la prossima per capire cosa ci diranno e faranno vedere. AIPA 1000 e buon gioco a tutti quanti.